Allora, il primo settembre del 1939 le armate tedesche varcano il confine polacco e si innesca quel meccanismo che porterà, diciamo, nel giro di pochi giorni alla guerra mondiale, nel giro di una guerra addirittura che coinvolgerà tutto il pianeta. Abbiamo già parlato dell'azzardo hitleriano, di pensare che ancora una volta Francia e Inghilterra non si sarebbero mosse a sostegno della Polonia, come non si capiva perché avrebbero dovuto fare la guerra per la Polonia avendo rifiutato di farla per la Cecoslovacchia. Tuttavia, nel 1939-1940, appena le armate tedesche varcano il confine dei polacchi, il 3 settembre Gran Bretagna e Francia dichiarano guerra alla Germania e quindi in qualche misura si innesca quel meccanismo che riporta, dopo appena poco meno di 20 anni, riporta, diciamo, la guerra in Europa. In questo senso l'Italia, che è alleata alla Germania ed è stretta al cosiddetto patto d'acciaio, dichiara la non belligeranza, che significa che non siamo neutrali ma non possiamo fare la guerra in questo momento, perché noi avevamo, Mussolini ha intrapreso due campagne militari, quella di Etiopia per la conquista dell'Etiopia e poi aveva partecipato alla guerra di Spagna sostenendo, diciamo, in maniera anche abbastanza generosa la dittatura, l'avvento della dittatura di Francisco Franco in Spagna, e quindi le nostre riserve sia finanziarie sia economiche sia militari erano abbastanza a secco. E quindi da questo punto di vista siamo costretti, per l'impreparazione militare, a dichiarare la non belligeranza, che significa sostanzialmente siamo alleati dei tedeschi ma non possiamo, per il momento non combattiamo. La Germania intanto, nel giro di 3 settimane circa, il 17 settembre, ha già completato l'occupazione della Polonia. L'esercito polacco è stato fatto sostanzialmente a pezzi nel giro di pochissimi giorni e si dispiega pienamente già sul fronte polacco questa straordinaria macchina da guerra tedesca che è basata sul principio della Blitzkrieg. Che cos'è la Blitzkrieg? La cosiddetta guerra lampo, impiego massiccio di carri armati, mezzi corazzati, le truppe vengono trasportate su mezzi meccanici, quindi su automezzi, quindi sono molto mobili, e c'è un impiego massiccio dell'aviazione, l'impiego dei paracadutisti che vanno, praticamente vengono paracadutati su alcune aree, prendono delle teste di ponte e quindi conquistano sostanzialmente delle aree che poi vengono raggiunte dalle truppe in avanzata sulle varie linee del fronte, e soprattutto il massiccio utilizzo dell'aviazione. L'aviazione tedesca è straordinariamente dotata di cacciabombardieri, quindi l'intero il nemico viene messo sostanzialmente in condizioni di non nuocere, perché vengono bombardate stazioni ferroviarie, vengono bombardate caserme, vengono bombardate campi di aviazione, vengono bombardati tutti i nodi strategici che vengono colpiti, senza contare l'uso che viene fatto anche dei bombardamenti aerei per terrorizzare le popolazioni e quindi colpire anche le città che vengono spesso addirittura rase al suolo. Per effetto del patto Molotov-Ribbentrop, l'Unione Sovietica il 17 settembre occupa la parte di Polonia che gli spettava negli accordi della Polonia orientale. Nello stesso tempo l'Unione Sovietica occupa anche i paesi baltici, Lituania, Estonia e Lettonia, con la motivazione che questo diventa lo spazio di sicurezza sostanzialmente dell'Unione Sovietica, e poi comincerà anche una guerra sfortunata per i sovietici contro la Finlandia, proprio per sostanzialmente l'idea qual è strategica: proteggere il territorio dell'Unione Sovietica da possibili invasioni da ogni parte che possano arrivare. Va bene per Lituania, Estonia e Lettonia, per il territorio polacco che viene occupato dai russi, i quali si rendono protagonisti ormai abbastanza. Episodio drammatico della seconda guerra mondiale, del massacro a sangue freddo di migliaia di ufficiali dell'esercito polacco, che vengono massacrati e sepolti nella foresta di Katyn,
in fosse comuni che saranno scoperte poi dopo la guerra e che inizialmente i sovietici daranno la colpa ai tedeschi, ma in realtà erano stati loro. Intanto Hitler continua la sua guerra, la Polonia è stata fatta fuori, nel giro di qualche... ci si aspetterebbe che sul fronte, diciamo, occidentale della Francia ci fosse sostanzialmente un'iniziativa di carattere militare. In realtà l'esercito francese e il corpo di spedizione britannico rimangono asserragliati dietro la linea di difesa d'Agenois che percorre tutto il confine tra la Francia e la Germania, e lo stesso fanno i tedeschi, che non attaccano e si chiudono sul territorio nella loro linea Siegfried, che è un analogo sistema di fortificazioni in cui i due eserciti si guardano in quella che sarà chiamata la Drôle de Guerre, cioè la strana guerra, una guerra non combattuta. L'esercito francese, l'esercito inglese e l'esercito tedesco stanno su questo fronte a guardarsi l'un l'altro attraverso le loro fortificazioni. Nel frattempo Hitler cosa fa? Lo Stato Maggiore tedesco occupa la Danimarca, che viene occupata, la Danimarca praticamente non aveva esercito, viene occupata senza colpo ferire, e dà via all'occupazione della Norvegia, che resiste un paio di mesi. Ma perché vengono occupati questi territori che danno sul mare? Sostanzialmente Hitler vuole impedire, diciamo, vuole isolare la Gran Bretagna e nello stesso tempo impedire possibili sbarchi alle spalle delle truppe tedesche. Questo punto di vista sostanzialmente è quello di creare le condizioni di una guerra che deve essere, dal punto di vista dei tedeschi, la più rapida possibile, perché una guerra tipo quella della Prima Guerra Mondiale, una lunga guerra di logoramento, le risorse della Germania non le poteva, la Germania non poteva reggerla, diciamo, in lunga andata. Vedremo come questa stessa motivazione porterà ancora, diciamo, ad estendere la guerra, con occupazione di territori sempre più vasto, appunto per depredarli delle loro risorse, a cominciare dalla guerra di invasione dell'Unione Sovietica. Il 10 maggio del 1940 Hitler dà via alla operazione prevista dal cosiddetto piano Manstein, cioè il piano di attacco alla Francia. Vengono occupati Belgio e Olanda, molto rapidamente, anche qui territori neutrali, la neutralità viene tranquillamente violata, e però l'offensiva principale viene fatta passare attraverso la foresta delle Ardenne, che era un punto, diciamo, sostanzialmente debole dello schieramento anglo-francese in Francia. Il sistema di schieramento francese era fatto come se fosse basato sul cardine, su una porta, no, che si apre con due cardini. Allora, a un certo punto loro colpiscono nel centro del cardine, che era costituito dalla foresta delle Ardenne, perché gli stati maggiori avevano pensato che le truppe tedesche, le truppe tedesche non avrebbero potuto attraversare la foresta delle Ardenne, invece lo attraversano e lo sfondamento avviene proprio qui. Quindi che succede? Che lo schieramento anglo-francese viene aperto da questa formazione a cuneo tedesca, mezzi corazzati, bombardamenti eccetera eccetera, e addirittura gran parte del corpo di spedizione inglese e parte delle armate francesi vengono schiacciate verso la Manica, verso il mare, e a stento saranno recuperate dalla flotta inglese e da tantissimi anche i battelli privati con la famosa operazione Dinamo. Rischiano appunto di essere distrutte completamente, perché sarebbe cambiata la storia della Seconda Guerra Mondiale, perché l'esercito inglese sarebbe stato completamente distrutto. Invece gran parte del corpo di spedizione britannico viene imbarcato e riportato in Inghilterra, e con esso anche una parte dell'esercito francese. La Francia a questo punto è in ginocchio. Il 17 giugno, il 14 giugno, i tedeschi entrano a Parigi e il governo francese va in crisi. Il governo francese è costretto a scappare a Tours e poi a Bordeaux. Si delineano due linee. La prima linea è quella sostanzialmente sostenuta dal primo ministro Pierre Reynard, presidente del Consiglio, che vuole continuare la guerra ad oltranza. L'altra linea è sostenuta dal maresciallo Harry
Pétain, che sostanzialmente, a Philippe Pétain, il quale sostanzialmente è per la resa. La destra francese decide che è arrivato il momento di arrendersi e prevale questa seconda linea, tant'è vero che Reynaud si dimette, Pétain diventa capo del governo provvisorio e questo capo del governo provvisorio tratta la resa con la Germania. La resa con la Germania prevede l'occupazione della parte nord della Francia da parte dei tedeschi, un'occupazione diretta della Germania. Ricordate tutto il problema di isolare sostanzialmente la Gran Bretagna, e dall'altro lato, nel sud, nella parte centro-meridionale della Francia, un governo collaborazionista. Sono chiamati governi collaborazionisti, cioè governi che collaboravano con l'occupazione tedesca, letto con presidente Pétain e con capitale Vichy. Questo governo è in questo momento il governo legittimo della Francia, se non fosse per il fatto che il generale Charles de Gaulle, che era scappato a Londra, è riuscito a rifugiarsi a Londra, lancia un appello dalla Radio Londra, in cui è l'appello alla Francia libera, ai francesi liberi, per continuare la guerra contro gli invasori della Francia. È un fatto molto importante perché è la premessa della costruzione della Francia del dopoguerra e della resistenza francese. Si chiameranno resistenze tutti i movimenti che si opporranno all'occupazione nazista in Europa. Intanto, che facciamo noi? Mussolini, vi ripeto, aveva dichiarato la non belligeranza, tuttavia succede qualcosa di particolare. Mussolini è sorpreso dal crollo della Francia. Tutta l'Europa, come era stato possibile che la Francia, che aveva l'esercito più numeroso e più potente del mondo, crollasse nel giro di poche settimane? E quindi è convinto che Hitler ormai ha vinto la guerra. E con molto cinismo, nonostante l'impreparazione militare italiana, decide che l'Italia dichiari la guerra. Il 10 giugno del 1940 decide di dichiarare guerra a Gran Bretagna e Francia, e tra l'altro la Francia è ormai a terra, perché viene chiamata appunto la pugnalata alla schiena che noi italiani diamo ai francesi già sconfitti, e sostanzialmente l'idea era quella, lo dirà lui in un colloquio privato: mi serve qualche migliaio di morti da buttare sul tavolo della pace. Cioè, cosa voleva significare Mussolini? Mi serve partecipare alla guerra, fare qualche cosa e poi partecipare alla spartizione del bottino territoriale, eccetera, eccetera. Tuttavia la guerra italiana è una guerra fallimentare. Fallisce perché? Perché nonostante il valore di molte reparti, perché sarà riconosciuto anche dagli avversari, il problema è che l'Italia non ha un esercito attrezzato militarmente in maniera moderna. Sono pochissimi, l'armamento individuale perfino, un armamento piuttosto arretrato, ancora sono in circolazione i vecchi modelli, i fucili modello 91, 1891, quindi piuttosto vecchi, e pochissime armi automatiche, pochissime mitragliatrici leggere, ancora ci sono le Breda piuttosto pesanti, e l'aviazione, che pure aveva mostrato una grande, noi eravamo stati i primi grandi operatori dell'aviazione dopo la guerra, addirittura con grandi imprese con la trasvolata transoceanica, eccetera, eccetera. Tuttavia, quindi anche la tecnologia italiana era stata molto interessante. Nella guerra di Spagna i nostri aerei avevano mostrato una certa capacità ed utilità, tuttavia sono pochi, non abbiamo aerei di bombardamento efficaci e soprattutto non abbiamo un'idea dell'uso tattico e strategico dell'aviazione che invece avevano tranquillamente i tedeschi e che avranno anche gli inglesi. La flotta è l'unico punto di forza che ha l'Italia, questo punto di forza però è afflitto dal fatto che abbiamo scarsissime possibilità di approvvigionamento di carburante e quindi spesso la flotta non può uscire per mancanza di benzina, cioè mancanza di carburante. Fallisce quindi l'occupazione di Malta, che sarà un nostro, Malta è nelle mani degli inglesi, sarà il nostro tallone d'Achille nella guerra del Mediterraneo, perché lì la flotta inglese si manterrà una sua presenza molto forte e quindi impedirà il rifornimento delle truppe che noi abbiamo nel Nord Africa, e soprattutto sarà base aerea per i bombardamenti anche in Nord Africa.
dall'altro lato, quindi la guerra che si combatte per esempio nel Nord Africa, il tentativo che facciamo per esempio di andare a prendere l'Egitto agli inglesi, quindi partendo dalla Libia, e il tentativo di occupare la Somalia britannica nel Corno d'Africa e parte del Sudan falliscono miseramente per mancanza appunto di mezzi meccanici tali che consentono una guerra che ormai è basata sulla mobilità, soprattutto nel deserto, in territori piuttosto vasti come sono appunto quelli africani. Questo fallimento, il fallimento più grave avviene in Grecia, perché a un certo punto Mussolini decide il 28 ottobre del 1940 di invadere la Grecia, l'esercito greco invece resiste valorosamente e ci costringe praticamente a ritornare alle nostre basi in Albania. Sarà solo l'intervento tedesco, che scende dalla Germania e occupa la Jugoslavia e ci aiuta a conquistare la Grecia, così come l'arrivo in Africa del Nord di un corpo di spedizione tedesco guidato dal più abile generale tedesco di quel momento, che è il feldmaresciallo Erwin Rommel, che consentiranno di continuare la guerra in quel territorio. Intanto vediamo che sta succedendo. La Gran Bretagna è riuscita a rimpatriare in parte del suo esercito. C'è stata una crisi politica, perché Chamberlain, che è il primo ministro, è costretto a dimettersi, e adesso sotto accusa tutta la sua politica di appeasement precedentemente. Dopo un anno di guerra, tra l'altro di una guerra non combattuta, la sconfitta in Norvegia, diciamo che è sostenuta dal corpo di spedizione inglese, e i rovesci militari, ma soprattutto il fatto che a partire dal maggio-giugno del 1940 la Gran Bretagna è sottoposta a un massiccio bombardamento aereo che praticamente riduce al suolo intere città. La città di Coventry viene completamente resa al suolo, tant'è vero che passerà alla storia il termine coventrizzare, per dire appunto radere, bombardare una città e farla sostanzialmente a pezzi, raderla completamente al suolo. Diventa primo ministro nel maggio del 1940 Winston Churchill, diventa, secondo una sua espressione, primo ministro nell'ora più buia, perché praticamente la Germania si sta preparando con questi massicci bombardamenti ad invadere, con l'operazione Leone Marino, ad invadere la Gran Bretagna, quindi preparare lo sbarco sostanzialmente. Sbarco che viene impedito dalla resistenza straordinaria che l'aviazione inglese riesce a mettere in campo, abbattendo numerosissimi bombardieri tedeschi e quindi a limitare i danni, e allo stesso tempo rende, diciamo, questo tentativo di invasione, dal momento che non c'è, fallisce, diciamo, l'attacco aereo, la famosa battaglia d'Inghilterra. Tra l'altro gli inglesi hanno inventato anche uno strumento per individuare l'arrivo dei cacciabombardieri con un certo anticipo, il radar, che poi sarà, diciamo, adottato anche da altri paesi in guerra. L'operazione Leone Marino fallisce, quindi l'invasione non avviene. Il 17 settembre del 1940 Hitler rinuncia ad invadere la Gran Bretagna. Il costo, diciamo, di mezzi per l'invasione della Gran Bretagna è superiore a quello che sostanzialmente era, diciamo, la possibilità di fare, diciamo, uno sbarco in una condizione tale da poter consentire e garantire una vittoria. L'anno 1940 si chiude quindi sostanzialmente con un bilancio sostanzialmente positivo per la Germania, la quale ha occupato ormai gran parte dell'Europa, ha ridotto in ginocchio la nemica storica, la Francia. Hitler, per un eccesso, diciamo, di dispetto, costringe i francesi a firmare il trattato di armistizio nello stesso vagone ferroviario dove i tedeschi avevano firmato l'armistizio della guerra del 1918, quindi pensate anche a questa cosa. Lui stesso arriva a Parigi e si concede un giro turistico all'alba a Parigi, e certo è impressionante vedere passare i reparti della Wehrmacht, dell'esercito tedesco, sotto l'Arco di Trionfo, una vera e propria umiliazione per la Francia. C'è la debolezza dell'Italia, ma complessivamente, in ogni caso, l'Italia è entrata in guerra e rappresenta comunque un alleato che impegna truppe nemiche,
si è rafforzato il rapporto col Giappone, perché è stata firmato proprio il 27 settembre del 1940 il nuovo patto tripartito che impegna praticamente alla guerra. In questo momento, quindi, diciamo, nel 1940 si chiude il 1940 con un bilancio positivo per le armate dell'asse, così si è chiamato l'asse Roma-Berlino, ma vediamo quali saranno gli sviluppi successivi e come la guerra, già a partire dal 1941, si allargherà complessivamente su tutto il territorio, su tutto il pianeta. Diventerà mondiale.